Ciccioli e piloti galleggianti, benvenuti in questo nuovo episodio di Formula 1. Ci troviamo qua oggi con un test del nuovo titolo eSports. Ci troviamo qua finalmente su Formula 1, soprattutto per provare e chiedere un vostro feedback e un vostro parere, perché noi abbiamo intenzione di portare questo gioco in live, vogliamo sapere se voi lo volete e soprattutto andiamo a provarlo e a parlare di quello che quest'anno è il nuovo titolo eSports. Andiamo subito a parlare, parto subito in quarta, visto che stiamo anche parlando di gare motosportive. Andiamo a parlare innanzitutto delle nuove meccaniche che sono state aggiunte rispetto a quest'anno, oltre alla maggiore personalizzazione, che è uno dei fiori all'occhiello per l'appunto del nuovo titolo che tanto ha sponsorizzato la eSports. Inoltre abbiamo anche delle parti più importanti che ci interessano di più, soprattutto a chi si vuole veramente godere al 100% l'esperienza della Formula 1. Parliamo ovviamente di un'implementazione dell'intelligenza artificiale, quindi dell'IA. Parliamo anche di una implementazione per quanto riguarda il realismo e quindi anche un'implementazione, una miglioria della grafica, e poi anche le grandi novità di quest'anno, ossia che adesso sarà disponibile guidare la supercar in queste piste di Formula 1, quindi le super macchine, quelle macchinone sportive che vediamo di solito in giro nelle grandi città. E inoltre anche un'altra grande caratteristica del nuovo titolo è la possibilità di poter giocare in due sullo stesso schermo, in modo da poter garantire un gioco, perché per esempio da PlayStation avete un amico a casa, si può giocare in due dello stesso schermo, un po' come ci ricorda i vecchi giochi. Soprattutto anche i vecchi giochi di macchine. Un'ultima feature che è importante andare a implementare, che di cui si aggiornano ogni anno, e sono state aggiornate il modello delle macchine. Infatti, come potete già vedere, per esempio, delle ruote a destra e a sinistra, vediamo già quelle specie di coperconi che coprono le ruote. E poi, infine, come l'ultima cosa importante, sono stati aggiornati tutti i tracciati e messi tracciati nuovi, come quello di Miami. Però io direi di non perderci in ciance e di andare subito qua a Silverstone a gareggiare, a provare subito questi titoli EA. E si parte subito aggressivissimi, perché subito 1, 2, 3, 4, 5, subito il via e lo spegnimento all'inizio del Gran Premio di Silverstone, con subito Charles Leclerc che prova a prendere subito la coda di Russell, con però Carlos Perez che consegue, sì, Carlos Perez che si porta all'esterno con Leclerc, perde tantissimo, andato male sulla posizione esterna, non poteva rischiare di andare all'esterno. All'interno però è molto vicino, bloccaggio per Alonso, allora Charles Leclerc si butta, sono attaccati, non fatelo a casa, non fate mai questa nella casa, poi io sono sullo studio, ho bloccato, non ho scalato la marcia, e qua si è staccato Perez, ora ci siamo imbottigliati come degli stupidi che mi sono voluto buttare a kamikaze, non fatelo mai. Allora, io come aiuti, per chi se lo sta chiedendo, uso soltanto la linea di aiuto nelle curve e la frenata assistita al minimo. Tutto il resto degli aiuti sono disattivati, soprattutto perché sto cercando di imparare, vorrei in futuro giocare senza gli aiuti per avere una esperienza al 100%, e spero di poterci arrivare con il ritmo, di diventare abbastanza bravino, e sarebbe bello anche magari gareggiare con qualcuno di voi che magari vuole comprare il gioco, vuole giocare con qualche amico. Se qualcuno vuole giocare, mi contatti comunque su Discord, perché si potrebbero anche organizzare delle live insieme a voi, sempre su Twitch. E ovviamente fateci capire cosa pensate del nuovo titolo EA. Attenzione qua, subito c'è le tecniche, c'è la trazione su Carlos Perez. Attenzione, è molto vicino. Spalanca la ruota a ruota. Chiude la traiettoria, Charles Leclerc che passa. Però non ci sta Carlos Perez, ma allora si butta all'interno, però Leclerc andando un po' largo si tiene di cattiveria, di voglia la posizione, ora va all'inseguimento già in quarto posto dove c'è Russell. Allora subito Charles Leclerc che vede davanti Sainz con Hamilton in P1. Dov'è il realismo, mio signore? Che ci fa Hamilton in P1? Col proposito di grifo male la schiena, mi sto dimenticando di switchare le marce. Attenzione qua, appunto Carlos Perez ne approfitta, però c'è Leclerc, allora Leclerc tiene la posizione, cerca invece di andare su una traiettoria un pochino più lunga. Occhio a Russell che lì si stacca un po' da Verstappen e Sainz. Leclerc all'inseguimento di George Russell. Qua ora c'è il settore veloci dove la Ferrari può spingere tanto, il settore delle curve veloci, un classico di Silverstone. Allora Leclerc prende tutto il cordolo, lo prende tutto, lo vuole prendere tutto, vuole prendere al massimo il settore, lo fa con grande abilità, si è attaccato subito a Russell. Ora si fa il seguimento subito alle spalle
del pilota inglese della Mercedes. Va con Leclerc, va dentro, dentro in una zona DRS, senza DRS, perché ancora non è stato attivato dal giudice di gara. Poi qua ancora Leclerc, prova a buttarsi all'interno, prova a buttarsi all'interno, incrocio, 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 passa Leclerc. Passa Leclerc su Russell, grande sorpasso del monegasco. Ora si butta all'inseguimento di Max Verstappen in P3. Non Hamilton che sta andando via. Non Hamilton che sta andando via. Quindi c'è bisogno di fare un super settore, subito un super fucsia. Entrare in zona di RS con Verstappen è attaccato a Sainz. Con quale Leclerc male? Con la corretta per la traiettoria e allora prende un po' di terreno qua Russell, che si vuole attaccare al monegasco. Leclerc fuori dalla zona di RS qua sul rettilineo, però comunque mantiene la posizione, mantiene la posizione Charles Leclerc. Andato qua, ruota ruota fa Sainz e Verstappen. Questa traiettoria qua troppo larga, Verstappen all'esterno di Carlos Sainz che rimane lì, tiene la posizione. Saremo in zona di RS dopo i tornanti veloci, se rifacciamo una buona trazione avremo due giri per poter provare a prendere Hamilton, se riusciamo a passarne uno da Verstappen e Sainz, perché Hamilton se n'è andato via. Hamilton se n'è andato via. Sull'erba verso Leclerc, che comunque mantiene, spalanca l'ara Charles Leclerc, spalanca l'ara ma è lontano. È lontano Charles Leclerc, attenzione perché si vuole buttare Russell. Leclerc vuole tenere la posizione, ruota 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 ruota, la mantiene, vuole, si vuole buttare addirittura all'attacco. Forse però non può farlo in questa curva, deve andare largo perché Verstappen tira una staccata molto presto. E allora Leclerc rimane lì, Leclerc rimane lì. Poi, oh, mo che un rettino, siamo nella zona più tranquilla, si potrebbe anche fare una carriera online, perché questo gioco si presta di più per live sulla piattaforma viola. E attenzione qua, Verstappen attaccato, Verstappen attaccato Sainz con Leclerc che insegue il duo. Leclerc prende la scia, va dentro Charles, va dentro Charles, spalanca l'ara. Con l'unico senza DRS è Sainz. Si attacca Leclerc a Verstappen, non so come mantenere le distanze, Leclerc è complicatissimo in curva quando sei vicino, non prendere l'avversario, veramente complicatissimo, non ci riesci mai. Quale Gek vuole anche provare a prendere la scia per il tornante veloce, perché sa che è una buona occasione per sfruttare la qua la trazione Ferrari che è superiore a quella della Red Bull. Si vuole buttare in una traiettoria che non esiste. Poi qua rallenta parecchio Max Verstappen, ora però ADRS spalanca la lascia Leclerc, riprende tutta la scia Max Verstappen, saltellano le macchine, il pole poising, però la prende su Sainz, la prende su Sainz, si butta dentro, si butta dentro Charles Leclerc, che sorpasso ha fatto, che sorpasso ha fatto, manovra spettacolare di Charles Leclerc che vede lo spazio. Ora si vuole, potrebbe provarsi a buttare all'inseguimento di Lewis Hamilton sul gran premio di casa, però sono staccati, sono lontani. Allora due secondi non li prenderò mai, capo qua fucsia. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Lo so, sono un potere competitivo. Allora cerchiamo di portare a casa la macchina in un P2. È la prima volta che provo Silverstone, quindi ragazzi è un risultato che apprezzo, tutto perché non ci sono le qualifiche. Non ho messo le qualifiche, quindi non ho mai provato il circuito. Ho detto proviamo Silverstone come va. Comunque mi diverto e vi faccio vedere anche com'è il gameplay, perché tra l'altro ragazzi è una cosa bellissima, e il sound delle macchine che vi giuro mi fa impazzire. Ma buono il settore, la parte di Charles Leclerc che poteva tenere una buona traiettoria su ora sempre 2 secondi davanti. Ora bisognerebbe aspettare perché c'è ancora il settore veloce dove la cadere di 20 secondi, ma non potrà mai recuperare 2 secondi e 6. Vediamo come proverà l'attacco allora Charles Leclerc, se ci sarà un attacco, come di cui dubito. Vediamo un attimo qua sul settore veloce. Leclerc è aggressivo, va largo, non può provare più l'attacco su Hamilton che è andato via in questo gran premio di Silverstone con Leclerc all'inseguimento che non esce vincente. Ha fatto una buona gara, è piaciuto parecchio il sorpasso su Verstappen, un sorpasso come chiamo io a kamikaze, ma contro gli ha
puoi provare a fare. E allora qua maniera scacchi per Lewis Hamilton, che vince il Gran Premio di Silverstone, secondo Charles Leclerc, mi ricordo l'anno scorso. E io vi dico, ok, prendi la gomma e portala a casa, che questo è la Formula 2022. Ora qua vorrei assistere alla premiazione prima di salutarvi. Voglio che ci lasciate qua nei commenti un vostro parere al pilota del giorno. Che ci lasciate qua nei commenti un vostro parere se vi è piaciuto o se vi è piaciuto o meno questo gioco, se lo volete vedere su Twitch. I piloti si apprestano a salire sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente a tutto campo. Congratulazioni alla Mercedes. Lewis Hamilton vince il Gran Premio di casa con la coppa in mano. Torna alla vittoria Lewis Hamilton. E soprattutto torna alla vittoria la Mercedes, spumante, si ripete come l'anno scorso, Leclerc in P2 con Hamilton in P1 e Verstappen in P3, tra l'altro, visto sul podio, esatto, Verstappening. Va bene ciccioli, questo era Formula 1, ora ci salutiamo perché vi giuro, giocando si sura non poco, quasi tutto l'XP, tutto quello che riguarda l'esperienza. Io vi dico, il Quarta Tempesta è tutto. Noi ci vediamo su Twitch, magari con un nuovo episodio di Formula 1. Passando al pilota del giorno, su chi cade la tua scelta? Aspetta. Per quanto mi riguarda, il mattatore di oggi è Charles Leclerc. Era inarrestabile e ha corso con una tranquillità fenomenale. Beh, che finale per un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo la settimana prossima. Beh, ha fatto lui l'outro per me. Quarta Tempesta è tutto. Dio vi benedica. Ah, no, questa è la serie sbagliata, perdonatemi. Buona serata a tutti e forza Ferrari!